riferito anche a questa esperienza in Egitto. Abbiamo affrontato una squadra che sta preparando i mondiali. Ieri, durante la prima partita, forse anche per demerito loro, ci hanno preso un po' sotto gamba, ma noi siamo stati bravi a sfruttare il nostro gioco e le loro non volontà di giocare alla grande. Poi quando si sono messi a giocare, siamo stati bravi noi sempre a reagire, ce l'abbiamo giocata fino all'ultimo. È veramente un peccato non essere riusciti a vincere la partita, perché vincere fa sempre bene. La partita di oggi è stata un po' diversa, loro hanno iniziato veramente alla grande, mettendo una difesa aggressiva che ci ha messo sempre in difficoltà. Noi volevamo proprio in queste due partite preparare e fare qualcosa in attacco contro queste difese che ci hanno messo già prima in difficoltà. A tratti ci siamo anche riusciti, comunque abbiamo difficoltà specialmente nel gioco senza palla, tantissime volte partiamo da fermi e non riusciamo poi a superare queste difese aggressive dove bisogna giocare moltissimo senza palla. In difesa abbiamo anche avuto un po' di difficoltà, però dobbiamo ricordare anche che abbiamo molti assenti, oggi abbiamo giocato anche senza Mario. Comunque sono due partite importanti, specialmente per i ragazzi più giovani ai quali manca questa esperienza, manca questa intensità, manca questo spirito agonistico che forse in Italia non c'è. E nonostante tutto, sebbene abbiamo subito due sconfitte, non dobbiamo essere troppo tristi, rammaricati di questo. Certo che vincere fa bene a tutti, ma dobbiamo continuare a lavorare così, ci aspettano ancora tantissime partite, sappiamo perché ci stiamo preparando e quindi va bene così.